siamo alla vigilia dell'inaugurazione della Capitale della Cultura, questo programma che parte al mattino da Mattarella, finisce la sera con Rosa Chemical, in mezzo c'è Mash Gazzè, c'è Mirko Casadei e naturalmente questo è solo l'inizio. Allora un parere sulla Capitale della Cultura. Il mio parere è che Pesaro è un cantiere appunto in movimento e si sta, secondo me, evolvendo nella direzione giusta per poter diventare sempre di più una presenza nel territorio marchigiano che dice la sua e difende quello che sono le caratteristiche principali della nostra regione. E quindi penso che Pesaro in questo momento sta, come appena detto, effettuando un bellissimo lavoro. Capitale della Cultura, ben venga e speriamo che porti non solo tanto turismo, perché no, porterà sicuramente tanto turismo, però che porti anche delle innovazioni proprio per la città, quindi delle cose proprio positive e concrete. Per Pesaro è una grande occasione perché porterà tantissimi turisti. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Daniele Vimini, perché cioè, è una persona che non dà fastidio alla città, è molto educata, molto, molto elegante e ha creato tante belle cose, io dico, anche se io non condivido in pieno tutto quello che fa. Però Daniele è una persona che mi piace, solare, ti saluta, ti guarda negli occhi, guarda tutti i cittadini allo stesso modo. Quindi complimenti al suo garbo e alla sua battaglia per diventare città della cultura, perché abbiamo tante bellissime cose, non sto a elencarle, perché se abbiamo preso questo titolo significa che questo titolo lo meritavamo e Daniele non ha fatto altro che emergere. Sicuramente una svolta dal punto di vista anche culturale. E certo, è stata e sarà una partenza col botto, come si dice, anche molto colorita, perché sembra che siano presenti diverse componenti dal punto di vista artistico e anche istituzionale. E sicuramente sarà una bella giornata e speriamo che sia di buon auspicio per tutto l'anno del 2024. Anch'io, sì, presente. Io e mia moglie. Hanno consigliato di essere lì da presto, la mattina dalle 8:30, perché c'è tutto un controllo da fare. 5 io, ma non è che è un problema. Non riesco a capire Mirko Casadei, che comunque è romagnolo, e lo mettiamo a Pesaro, città della cultura, perché comunque noi siamo orgogliosamente marchigiani. Però di liscio si è sempre parlato anche da noi, si balla il liscio. Sì, sì, però comunque Raul Casadei è proprio simbolo della Romagna. Casadei è quello del liscio? Sì, quello del liscio, il figlio di Raul Casadei, figlio di Raul Casadei. Rosa no. Rosa Chemical non sai chi è? No, lo conosco. Tu lo sai chi è Rosa Chemical? No. Sapresti cantare una canzone di Rosa Chemical? Non esiste.